tutti cantano Sanremo. Siamo qui nell'area stile del Hotel Royal a Sanremo con Radio Bruno e con gli Absolute. Ma benvenuti. Buonasera a tutti. Benvenuti. Allora, Sanremo è la festa della musica e non soltanto al Teatro Ariston si fa musica, ma ci sono tantissime iniziative. Una delle più importanti è il Red Carpet Show e questa sera finalmente riuscirete a esibirvi, a improvvisare qui nella Città dei Fiori. Sì, esatto, vogliamo parlare un attimo di questo Red Carpet. Noi quest'anno siamo stati invitati ad aprire la giornata di giovedì. È veramente un'iniziativa fantastica che sta facendo Gianni Rossi, lo ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato. Ieri siamo passati lì per vedere com'era la situazione, un pubblico caldissimo, siamo stati con il DJ e con il mio collega qui Iron e Salvatore, abbiamo fatto una piccola improvvisazione rap al microfono, Gabriel ci ha intonato due note, i ragazzi hanno risposto subito, è stata un'esperienza fantastica. Beh, quindi questa sera sarete belli caldi qui a Sanremo. Oh, parliamo del vostro album, Parlo col Rap, che ha una particolarità nel titolo. Sì, esatto, Parlo col Rap, innanzitutto la particolarità è che dovete assolutamente acquistarlo. Poi, leggendolo al contrario, potete capire che è palindromo e si legge sempre Parlo col Rap. Beh, prodotto tra l'altro da Lorenzo Rossi Sturani, una firma prestigiosa, un amico che vi segue in questa avventura. Esatto, ci tengo a precisare che lui è il manager più figo under 30. Under 30, lui ci tiene su questa frase perché è il manager under 30 più figo e forte. E l'universo, non d'Italia. Dell'universo, puntualizziamo. Ah, tra l'altro, ragazzi, in questo album ci sono delle collaborazioni importanti. Vuoi parlarcene tu? Ti passo il microfono, aspetta, passiamogli il tuo. Eccolo qua. Microfono a DJ End, sì. Abbiamo due featuring, a mio avviso, molto importanti, oltre che di qualità. Uno ce l'abbiamo proprio qui di fianco, è Salvatore Gabriel Valerio. Ciao Gabri. Ciao a tutti, salve, ciao amici, come state? Come potete ricordare, lui è la voce storica degli Studio 3, uno degli Studio 3. Tra l'altro grandi amici di Radio Bruno, quante ne abbiamo fatte insieme? Assolutamente, infatti per me è veramente come un salto nel passato, no? Ritornare qui insieme a voi, ecco, aver visto anche io prima, però sempre con delle grosse novità. In questo caso, ecco, non voglio rubare delle attenzioni agli Absolute, perché è grazie a loro che sono qui e loro hanno scelto me per fare questa collaborazione, quindi io sono onorato e veramente li ringrazierò sempre. Poi, ecco, dopo aver conosciuto Lorenzo, che devo dire è grande persona nella vita, perché un'umiltà esagerata e una professionalità che è difficile da trovare. Poi sappiamo benissimo, lui è figlio d'arte, potrebbe tranquillamente non starsene a casa, invece è qui con noi a cercare di costruire un futuro. I ragazzi hanno molto talento, io, se questo posso dirvelo, insomma, un po' di esperienza ce l'ho. Possiamo anche invitare i nostri amici che ci stanno seguendo ad andare sul canale di YouTube ufficiale per vedere i vostri video. Assolutamente. Official Iron il canale YouTube. Darrell. Absolute Official è il canale YouTube. Okay. Poi su Facebook le facciamo tutta la pubblicità, dai. Okay. Su Facebook abbiamo Absolute, Iron and Darrell. Ci tengo a precisare, Absolute è scritto come la vodka, quindi senza la E finale. Ok. Senti Gabri, com'è nata questa collaborazione con gli Absolute? Guarda, questa collaborazione è nata che Andrea, diciamo, è il loro fratello più grande, quindi è lui che ha messo i pezzi insieme. Poi chiaramente senza il talento di questi due ragazzi che scrivono veramente come due pazzi dalla mattina alla sera, senza sosta, e scrivono anche belle cose, perché la scrittura è una forma d'arte, insomma, ci deve essere del sentimento, qualcosa da dire, e questi ragazzi hanno molto da dire. Io sono rimasto molto colpito, hanno avuto molta pazienza, perché collaborare anche con me non è facile, perché ecco, magari non c'ero, non rispondevo, cose così, e quindi io li ringrazio infinitamente sia per la pazienza che per tutto quello che hanno fatto e che ancora continuano a fare. Io spero di continuare a collaborare con loro anche per il futuro, e insomma mi godo lo spettacolo e vedrò questi ragazzi sicuramente salire molto in alto. Beh, intanto siete belli affiatati e continuate questa avventura insieme. E mi parlavi anche di un'altra collaborazione all'interno dell'album. Sì, Giordana Angi ha fatto Sanremo Giovani nel 2012, ragazza eccezionale sotto ogni punto di vista, un grandissimo artista. E niente, sta comunque anche lei quindi nell'album. E allora la sentiremo.
Beh, ragazzi, che dire, io vi lascio a questa giornata veramente emozionante che vi aspetta nel Red Carpet Show qui a Sanremo. Grazie di essere stati con noi, con Radio Bruno, qui all'Hotel Royal e all'Aria Stile. Fate un saluto agli amici di Radio Bruno. Ciao amici di Radio Bruno.